Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati e benvenuti al secondo incontro informativo del ciclo I falsi miti sui disturbi dell'alimentazione. Durante lo scorso incontro abbiamo affrontato la credenza secondo la quale i disturbi dell'alimentazione vengono visti come determinati da un cattivo rapporto con le figure genitoriali. Oggi invece abbiamo questo nuovo incontro intitolato Non solo ragazze, e quindi ci focalizziamo sulla credenza che i disturbi dell'alimentazione interessino solo soggetti di sesso femminile e appartenenti alla fascia di età giovanile. In realtà sappiamo che gli studi hanno evidenziato sia una distribuzione dei disturbi dell'alimentazione anche nei soggetti di sesso maschile e si è registrata anche un'età di esordio inferiore rispetto a quella che si registrava in passato. Quindi durante l'incontro di questa sera ci sarà un primo momento durante il quale le professioniste del CIT Milano Navigli ci illustreranno le più attuali espressioni dei disturbi dell'alimentazione, mentre in un secondo momento verrà dedicato uno spazio alle domande da parte del pubblico. Quindi inizio presentando le professioniste che vedete adesso. Abbiamo con noi la dottoressa Ilaria Riboldi, medico-psichiatra, la dottoressa Maria Luisa Colantonio, psicologa, la dottoressa Laura Zagarese, psicologa, la dottoressa Laura Ranzini, psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Martina Tramontano, psicologa psicoterapeuta e infine la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Attivate pure l'audio. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io inizierei passando la parola alla dottoressa Rivoldi, che ci può presentare dei dati relativi all'incidenza e alla prevalenza dei disturbi alimentari nei soggetti di sesso maschile e in particolare nella fascia di età della preadolescenza, ecco, delle informazioni anche relative all'età di esordio. Buonasera a tutti. Allora, sì, io mi ricollego un po' a quello che ha detto fino adesso la dottoressa Nocita, per cui sicuramente le caratteristiche dei disturbi alimentari, anche quello che noi sappiamo sui disturbi alimentari, è variato nel corso del tempo. Questo perché fondamentalmente i disturbi alimentari sono delle patologie a genesi multifattoriali, per cui dipendono non soltanto dalla genetica, non soltanto da aspetti psicologici, ma per esempio anche da aspetti familiari ed ambientali, e dato che l'ambiente e la società cambia, cambiano un po' anche proprio le caratteristiche poi dell'incidenza della prevalenza. I disturbi alimentari sono diversi, ovviamente quelli più frequenti sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating disorder. In realtà diciamo che per quanto riguarda un po' l'aspetto della prevalenza e dell'incidenza, chiaramente ci sono numerosi studi, non esiste proprio una stima condivisa, di quella che siano che sia la prevalenza di anoressia, bulimia e binge eating. Questo perché non è così facile andare a effettuare degli studi che siano sovrapponibili fra di loro. Però diciamo che abbiamo dei dati condivisi in generale un po' dai centri di riferimento americani piuttosto che anche da quelli europei, per cui noi sappiamo che l'anoressia ha una prevalenza che va tra lo 0,5 e il 3,7% nella popolazione femminile, la bulimia nervosa ha una prevalenza tra l'1,1% e il 4,2% e per il binge eating disorder invece una prevalenza che va dallo 0,8% all'1,9%. Anche in Italia chiaramente abbiamo dei dati, quindi sono stati realizzati degli studi, diciamo che in generale anche in Italia possiamo dire che la prevalenza è abbastanza sovrapponibile, quindi sembra che il disturbo un po' più frequente sia quello della bulimia nervosa.
Un dato su cui si è molto spesso soffermata la letteratura è proprio l'età d'esordio, quindi ci si è chiesti ma quando, qual è l'età più frequente in cui queste patologie possono esordire? E in generale gli studi sono concordi nell'affermare che effettivamente sono sicuramente dei disturbi caratteristici dei giovani adulti, degli adolescenti e dei giovani adulti, quindi tutta una serie di studi che si possono ritrovare in letteratura, per l'anoressia nervosa, diciamo che l'età di onset, quindi di esordio, va tra i 13 e i 18 anni, per la bulimia un pochino più in là, fra i 16 e i 18-19 anni, per il binge eating ancora un po' più in là, intorno ai 20. Quindi sono disturbi frequenti, frequentemente presenti appunto in soggetti giovani adulti e adolescenti. E l'altro elemento su cui è sempre stata concorde la letteratura è il fatto che fossero dei disturbi molto più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, con un rapporto che andava fino a 10 a 1. Quindi se 10 donne soffrivano di anoressia nervosa, un uomo corrispettivamente ne poteva soffrire. Questo è quello che noi sappiamo dalla ricerca degli ultimi 15-20 anni, però come dicevo i disturbi alimentari appunto si modificano nel corso del tempo, si sono modificati nel corso del tempo, io volevo porre l'attenzione su questi due aspetti in maniera abbastanza veloce e concisa, però in modo da focalizzare l'attenzione sul fatto che ci si è resi conto che i disturbi alimentari in realtà interessano anche la popolazione maschile, soprattutto quando si tratta di pazienti giovani, quindi tra gli adolescenti possiamo avere tra il 19 e il 30% di soggetti, tra i soggetti anoressici, il 19-30% può essere di sesso maschile, questo è stato verificato anche in alcuni studi sempre condotti in Italia, per cui non è vero che soltanto le donne possono soffrire, le ragazze possono soffrire di disturbi alimentari. E un altro dato molto importante è sicuramente quello relativo ai bambini. Io prima ho detto che l'anoressia nervosa ha un'età d'esordio che va tra i 13 e 18 anni, quindi vuol dire chiaramente pazienti molto giovani, però in realtà ci si è resi conto che anche pazienti più giovani possono presentare queste condizioni. Quando dico più giovani intendo anche bambini che vanno dai 7 agli 8 anni. Quindi nella popolazione infantile si possono presentare tutta una serie di disturbi alimentari tipici dell'infanzia, come disturbi selettivi, il disturbo della ruminazione, il pica. Ma anche l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa in alcuni casi può avere un esordio veramente molto precoce, cioè in età addirittura durante, per esempio, la scuola elementare. Quindi quello che io mi sento di dire è che sicuramente è molto importante non sottovalutare questi elementi, porre sicuramente l'attenzione, perché è chiaro che l'occhio del clinico non è probabilmente allenato a riconoscere disturbi alimentari in soggetti appunto di sesso maschile piuttosto che in bambini molto giovani, però è chiaramente molto importante la diagnosi precoce anche per evitare che fondamentalmente questi disturbi vadano incontro proprio a una situazione di cronicizzazione. Va bene, vi ringrazio. Grazie, dottoressa Riboldi. Quindi vediamo come soprattutto negli ultimi anni si è abbassata l'età di esordio delle prime manifestazioni cliniche dei disturbi alimentari, con poi, no, quelle caratteristiche che ha evidenziato la dottoressa. Ecco, adesso entriamo un po' nel vivo di quelle che sono le peculiarità cliniche che si osservano nei preadolescenti, quindi nei soggetti più giovani che iniziano a soffrire di un problema alimentare. Cosa vediamo, dottoressa Colantonio? Sì, allora grazie mille, dottoressa Nocita. Allora, come affermato dalla dottoressa Riboldi, i dati evidenziano un esordio maggiore dei disturbi alimentari durante la preadolescenza, ovvero nel periodo di vita che va dai 10 ai 15 anni. Un fattore chiave nello scatenare il disturbo alimentare in quest'età è sicuramente la dieta. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che si inizia per la prima volta a fare la dieta per perdere peso, soprattutto quando si è giovani. E i processi che inducono a iniziare una dieta durante la giovane età sono molteplici. Ad esempio, i ragazzi non hanno ancora un'identità ben definita e possono tendere a giudicare il proprio valore in base all'aspetto fisico. Quindi pensano che con la dieta possono raggiungere la magrezza, che la possono considerare sinonimo di bellezza e di successo. Inoltre, la pubertà determina cambiamenti fisici, si sviluppano i caratteri sessuali secondari e aumenta il grasso corporeo.
i ragazzi possono iniziare a vedere un corpo lontano dall'ideale condiviso ed avere la sensazione di non avere il controllo di questi cambiamenti. E quindi possono iniziare una dieta per perdere peso e aumentare il controllo. Questi processi possono essere esacerbati da una interiorizzazione degli ideali di magrezza, ovvero i giovani al giorno d'oggi passano sempre più tempo sui social, dove sono trasmessi modelli che vanno a enfatizzare la magrezza e standard irreali. E questa esposizione maggiore potrebbe influenzarli nel voler raggiungere questo ideale di magrezza e causare una maggiore insoddisfazione del proprio corpo e senso di inadeguatezza. Gli indizi che sono caratteristici dei disturbi alimentari durante la preadolescenza e che anche i genitori possono osservare sono ad esempio il modo in cui i ragazzi mangiano. Spesso sono lenti, sminuzzano il cibo in pezzi più piccoli, escludono alcuni alimenti, bevono molta acqua. Altrimenti anche possono vedere una maggiore attività fisica da parte dei propri figli. O anche possono osservare l'uso frequente del bagno, soprattutto dopo i pasti. E possono manifestare ai ragazzi un pensiero fisso e costante sul cibo che può avere un'influenza sul tono emotivo con emozioni spiacevoli come tristezza e senso di colpa. Per i ragazzi possiamo dire che i problemi più manifesti avvengono quando aumentano le occasioni conviviali e di relazioni affettive, ovvero a causa delle proprie difficoltà alimentari in queste occasioni possono sperimentare maggiori vissuti di disagio sociale. È di fatto proprio in questi casi che i giovani esprimono il loro malessere e anche una richiesta d'aiuto, che di solito e in genere rifiutano. L'esordio del disturbo alimentare nella preadolescenza comporta delle complicanze mediche più gravi, perché appunto preadolescenti e giovani, in quanto il sottopeso può avere degli effetti sullo sviluppo fisico e sulla traiettoria di crescita. Pertanto penso sia necessario agire in maniera tempestiva in modo da normalizzare lo stato nutrizionale e non avere conseguenze persistenti. Da evidenziare inoltre che i fattori prognostici positivi sono la giovane età e la breve durata di malattia. Ok, questo è un po' il quadro delle caratteristiche cliniche dei preadolescenti. Ok, ora a fianco a queste caratteristiche, queste peculiarità che sono osservate nei preadolescenti, ci piacerebbe entrare anche nel vivo di quelle che sono le manifestazioni cliniche tipicamente osservate nei soggetti di sesso maschile. E così tocchiamo l'altro punto di un falso mito che abbiamo presentato oggi. Quindi passo la parola alla dottoressa Zagarese. Sì, grazie dottoressa Nascita. Bene, dunque, attualmente nella popolazione è opinione comune che le problematiche alimentari siano solo delle difficoltà per ragazze, ovvero che colpiscono principalmente il genere femminile, come si può osservare su più fronti. In un primo luogo è importante dire che esiste una simmetria di genere già nella ricerca scientifica. Nella letteratura internazionale, infatti, esistono davvero pochi studi che si focalizzano sui disturbi alimentari nei maschi. E questa simmetria sembra aver causato una vera e propria esclusione degli uomini da quella che è la ricerca scientifica e anche da quella che è la pratica clinica che poi ha portato appunto effettivamente alla cura delle condotte alimentari. Ciononostante, comunque, esistono i pochi studi esistenti sottolineano come già a livello nosografico, quindi a livello di criteri diagnostici, esistano delle differenze tra la manifestazione della problematica alimentare tra gli uomini e le donne e che portano appunto a sottostimare la presenza di queste problematiche negli uomini. E dati più recenti infatti dimostrano come ad esempio nei maschi la diminuzione del testosterone e della libido sembra essere il corrispettivo della manifestazione endocrinologica dell'assenza del ciclo mestruale in una condizione appunto di basso peso ponderale. E negli uomini l'indice di massa corporea, cioè vale a dire appunto il BMI, non è un indicatore fondamentale o non sembra essere un indicatore fondamentale per supportare la gravità della patologia. Quanto meno non l'unico indicatore, insomma. Esatto.
E i ragazzi inoltre tendono a mascherare la loro insoddisfazione corporea attraverso delle modalità che sono socialmente accettabili, come appunto restrizione alimentare o l'eccessiva attività sportiva. Dall'altro lato però comunque oggigiorno esiste un aumento dell'interesse della nella manifestazione della problematica alimentare in persone di genere maschile. E infatti vorrei appunto soffermarmi su un ultimo aspetto. Secondo un'ottica trasdiagnostica che pone l'attenzione su quello che è il nucleo psicopatologico, proprio nell'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, in associazione ad esempio all'interiorizzazione di un ideale di magrezza, è possibile delineare un'ultima macro differenza tra le problematiche alimentari negli uomini e nelle donne. E infatti, mentre da un lato nelle donne l'ideale di bellezza sembra essere associato maggiormente al concetto di magrezza, infatti si tende a parlare di drive for thinness, cioè appunto questo concetto di magrezza è ricercato proprio nella necessità di perdere peso, negli uomini non è sempre così. Ed infatti si osserva come questo ideale di bellezza negli uomini sia associato maggiormente a quello che viene definito drive for muscularity, ovvero la necessità proprio di avere un'imponente massa muscolare, esprimendo così la loro insoddisfazione per la forma del corpo attraverso il desiderio intenso di diventare più muscolosi, tonici, di diventare e di sviluppare appunto quello che è un corpo molto più scolpito, marmoreo. E di conseguenza nelle condotte alimentari al maschile si potrà osservare in particolare per esempio l'aderenza ad estreme e rigide diete iperproteiche e allo svolgimento eccessivo di attività fisica. Grazie. Grazie a te. Quindi abbiamo visto ci sono delle peculiarità legate alla fascia di età, delle peculiarità legate alle differenze di genere. Ecco, alla luce di queste particolari caratteristiche, derivano poi una serie di accorgimenti rispetto a quello che è il trattamento di queste delle problematiche alimentari negli preadolescenti e nei soggetti di sesso maschile. Quindi passo prima la parola alla dottoressa Tramontano che ci parla del primo punto, quindi quali sono gli elementi da tenere in considerazione per i soggetti che soffrono di disturbi alimentari in preadolescenza. Sì, grazie. Allora, un po' come già hanno detto le mie colleghe precedentemente, nonostante noi osserviamo poi anche nella pratica clinica che l'età di insorgenza è sempre più bassa e quindi appunto già a 10 anni può iniziare un'eccessiva valutazione di sé basata sul peso e sulla forma del corpo, oggi esiste un corpo molto limitato di ricerche basate sui dati che tenta un po' di esaminare la prognosi, il decorso, l'esito e quindi anche la risposta al trattamento nei disturbi alimentari in un'età così giovane. Allora, l'obiettivo generale del trattamento è sempre comunque quello di andare a rimuovere la psicopatologia del disturbo alimentare e quindi i processi che la mantengono. Però appunto perché si tratta di pazienti così giovani, ci sono delle cose su cui bisognerebbe prestare attenzione. Prima di tutto credo che più che nelle altre fasce d'età, soprattutto in questa fascia di età, sia fondamentale che il trattamento sia comunque fatto da un'equipe multidisciplinare, quindi composta in questo caso dal neuropsicatra infantile, da un pediatra, da una dietista e dallo psicoterapeuta, in modo da occuparsi del disturbo a 360 gradi, perché come già accennava la dottoressa Colantuono, la salute fisica dei pazienti preadolescenti è di particolare preoccupazione, quindi bisogna tenerci un'attenzione in più, poiché i loro organi non sono completamente sviluppati, quindi alcune complicanze mediche associate al disturbo alimentare, come per esempio quelle legate ai sintomi da malnutrizione, possono essere particolarmente gravi. Per tale motivo è sempre necessario eseguire un'attenta valutazione o un monitoraggio medico, ancor di più che per le altre fasce di età, e adottare anche forse delle soglie un po' più basse per la decisione di intensificare il trattamento, quindi proprio avere un allarme in più dal punto di vista fisico. E quindi un accorgimento dal punto di vista medico, tenendo conto che eventuali condizioni di sottopeso importante possono andare a creare un impatto significativamente negativo sullo sviluppo, sulla crescita.
Quindi sì, questo è un punto sicuramente, sì, diciamo, che c'è per tutte le fasce di età, ma credo che in pazienti così giovani sia da tenere molto più monitorato e bisogna anche forse intervenire prima anche ad indici di BMI meno gravi rispetto meno allarmanti. Si interviene in altre fasce di età. Poi in pazienti così giovani ovviamente succede quasi sempre che la scelta di intraprendere un trattamento viene dai genitori, perché si trovano comunque in una fase ego sintonica del disturbo e molto spesso non riescono, cioè sono abbastanza inconsapevoli di avere un problema e quindi ingaggiarli in un trattamento è ancora più difficile. Per questo credo che da un punto di vista di trattamento proprio il clinico debba dare molta importanza, utilizzare delle procedure specifiche per l'ingaggio, avere molta pazienza, dedicargli tempo e occuparsi un po' della motivazione al trattamento e di fare sempre un po' un bilancio per tutto il percorso. E terzo sì, perché appunto come evidenziavi Martina, è sempre la scelta, no, di portare all'attenzione clinica e dei genitori, dei familiari, quindi spesso il ragazzino, la ragazzina non vede il problema come un problema, anzi critica spesso, può capitare che critica, no, questo eccessivo allarmismo da parte dei genitori, dei familiari, dei parenti, quindi questo è un punto veramente molto delicato e a cui prestare molta attenzione e allo stesso tempo monitorarlo. Mantenerlo per tutto il percorso, cioè non soltanto all'inizio. Poi il terzo punto è che si riaggancia un po' a quello che ho detto prima, è un maggior coinvolgimento nella famiglia del trattamento, perché sicuramente una persona più adulta può tranquillamente svolgere un trattamento esclusivamente individuale senza dover coinvolgere la famiglia. In questo caso credo che la famiglia sia fondamentale e diventa un'importante risorsa a disposizione dei terapeuti per raggiungere l'obiettivo della guarigione. Quindi i genitori devono essere sempre coinvolti, cercando di far sì che poi abbiano una certa empatia e comprensione per il punto di vista e l'esperienza ovviamente portata dal paziente, quindi assumendo un po' questo doppio ruolo, da un lato comprensivo ma dall'altro anche un po' di guida per delle persone così giovani in un momento così difficile. Quindi in un certo senso nei preadolescenti credo che paziente, professionista e anche famiglia diventano un po' una squadra in vista di un unico obiettivo. Esatto, quello che poi sarà cruciale è sempre sottolineare ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, che il trattamento comunque vede loro come protagonisti, no, principali di un processo di cambiamento, e quindi sempre dare modo di avere loro un po' il controllo, no, rispetto al proprio cambiamento. Sì, per questo è importante che ci sia una stretta collaborazione tra professionisti e genitori, ma proprio per passare un po' questo messaggio dove, essendo così giovani, coinvolgere i genitori importanti, però ovviamente il ruolo attivo nel trattamento è sempre del paziente. Questo è un aspetto molto delicato, cioè passare l'importanza del ruolo dei genitori per il cambiamento e allo stesso tempo riconoscere come centrale il ruolo del ragazzino o della ragazzina. Questo è un punto delicato, perché bisogna sentirsi alleati, no? Sì, e rende anche forse più complesso il trattamento con i pazienti giovani, perché con gli adulti, cioè, si crea soltanto la relazione tra adulto e professionista e non c'è la complessità poi di gestire anche altre dinamiche che sono fondamentali, possono essere una risorsa, ma poi alcune volte si possono trasformare anche in un ostacolo se non si tiene conto di questi accorgimenti. Infatti. E adesso vediamo un pochino con la dottoressa Ranzini quali sono invece gli accorgimenti, gli elementi a cui prestare particolarmente attenzione quando trattiamo dei soggetti di sesso maschile con un disturbo dell'alimentazione. Grazie mille. Allora, diciamo che per quanto riguarda il trattamento nei soggetti di sesso maschile, rispetto alla CBTE, che è il tipo di trattamento che noi proponiamo, non ci sono in realtà grandi differenze rispetto ai soggetti di sesso femminile. Questo perché di per sé, per definizione, la CBTE è proprio un trattamento che è personalizzato, quindi che affronta in modo specifico i meccanismi di mantenimento che vengono rilevati in fase di valutazione
valutazione, quindi è, diciamo, proprio cucito sulle esigenze del singolo paziente, affrontando quindi, diciamo, le caratteristiche psicopatologiche. In questo senso non ci sono delle differenze specifiche tra maschi e femmine, perché appunto viene valutata la psicopatologia e si affrontano i meccanismi presenti. Possiamo però fare una specifica, anche un po' riprendendo quello che ha detto la dottoressa Zagarese, su questo aspetto della preoccupazione per un corpo, diciamo, mascolino, nel senso che quello che viene chiamato vigoressia è un disturbo prevalentemente maschile, con il quale, con questo termine, si intende appunto una preoccupazione eccessiva per la dimensione dei propri muscoli, con conseguenti allenamenti molto frequenti, che arrivano addirittura ad essere estenuanti, uniti ad una dieta che è comunque una dieta ferrea, sia in termini di quantità che qualità degli alimenti. Quindi, come diceva anche la dottoressa Zagarese, magari una dieta iperproteica e molto, molto rigida. Quindi diciamo che anche in questo caso è presente l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, però in questo caso appunto il corpo ideale non è un corpo caratterizzato da un ideale di magrezza, ma un corpo molto mascolino che rappresenti la forza maschile, diciamo. Diciamo anche che diventa un po' difficile intercettare questo tipo di problematiche, poiché le persone che soffrono di questo disturbo in realtà hanno una forma del corpo che in questo momento storico è anche apprezzata e rinforzata a livello sociale. Quindi una parte del trattamento è proprio aiutare la persona a problematizzare questi comportamenti e a mostrare che sono meccanismi dettati da problematiche, diciamo, da meccanismi di mantenimento psicologici, evidenziando anche i danni che possono esserci come conseguenza di questi aspetti. Quindi diciamo che in questo caso il focus della terapia rimarrà comunque un lavoro sull'eccessiva valutazione basata sul peso e sulla forma del corpo, quindi aiutando la persona invece a sviluppare degli altri ambiti di valutazione, un lavoro sulle regole dietetiche estreme e rigide e un lavoro sull'immagine corporea. Però nell'immagine corporea avremo delle specifiche appunto da considerare, poiché appunto l'obiettivo, le preoccupazioni riguardano appunto non un corpo magro, ma un corpo con certe caratteristiche che di solito sono caratteristiche di appunto muscoli definiti, in particolare nella zona delle braccia, delle spalle, con un addome, diciamo, che si restringe, che è privo di grasso, e con un timore di essere troppo magri, poco definiti, poco tonici, e di regredire rispetto ai risultati che si sono ottenuti con tanta fatica, tanto esercizio. In questo caso tendenzialmente i check del corpo quindi riguarderanno proprio il controllare lo stato della propria muscolatura, quindi confrontarsi con altri uomini chiedendo conferma anche della propria definizione muscolare e valutando per esempio attraverso l'uso dello specchio la grandezza e la definizione dei muscoli, in particolare appunto dicevamo delle braccia e dell'addome. Quindi tenendo conto di queste specifiche, il trattamento, come dicevamo, verrà cucito proprio sulle preoccupazioni e sulle difficoltà presenti. Bene, quindi stare attenti a un ideale specifico, no? Che quindi è orientato a questo corpo scultoreo, muscoloso, marmoreo, e poi stare molto attenti a quelli che sono i fattori di mantenimento peculiari, no? Quindi andare a problematizzare degli aspetti caratteristici, quali possono essere per esempio uno stile alimentare iperproteico, piuttosto che un esercizio fisico molto intenso, anche a fronte di danni rispetto, non so, all'apparato osseo per esempio, no? Sì. Quindi diciamo, per quanto l'assetto protocollare sia lo stesso, perlomeno in CBTE, che è il protocollo che noi utilizziamo, poi ci sono questi accorgimenti comunque da tenere in considerazione. Esatto, proprio valutando nello specifico quelle che sono le preoccupazioni e le caratteristiche presenti, e quindi andandole ad affrontare, come è tipico appunto di questo protocollo di cura, in modo personalizzato, però appunto tenendo conto che ci potrebbero essere
questo tipo di differenze, ecco, soprattutto rispetto all'ideale di magrezza, che in questo caso è un ideale invece di un corpo scolpito e definito. Bene, grazie. E infine passiamo la parola alla dottoressa Ramponi. Chiedo un attimo di fare una panoramica sullo stile alimentare tipico dei preadolescenti, quindi quello che possiamo osservare nel loro modo di stare a tavola, e di darci qualche spunto, no, ai fini preventivi, in merito appunto a questa fascia di età molto giovane e anche riferito ai soggetti di sesso maschile. Grazie Rosaria e buonasera a tutti. Allora, adesso vediamo di concentrarci un pochettino di più sulla prevenzione e anche sullo stile alimentare. Come primo punto in ambito di prevenzione è bene cercare di promuovere un corretto stile alimentare fin dalla più tenera età, anche se in realtà diciamo i dati, la realtà è un pochettino differente, perché i dati dell'ultimo monitoraggio ISTAT evidenziano come solamente il 12% dei bimbi e degli adolescenti in Italia consuma ogni giorno le porzioni di frutta e di verdura raccomandate, e così come anche invece al contrario è molto elevato e non trascurabile il consumo di bevande gasate, zuccherate, di merendine e di snack salati. Questi dati sono confermati anche dal progetto Occhio alla Salute, che è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità nei bambini dell'età delle scuole elementari, che hanno evidenziato, che ha evidenziato come circa il 50% dei bambini non consuma una colazione o non la consuma adeguatamente. Però perché è così utile promuovere un corretto stile alimentare? Perché si è visto che questo è protettivo allo sviluppo successivo di un disturbo alimentare, e per farlo è bene che i genitori o anche tutte le figure che ruotano attorno ai bambini, come ad esempio possono essere i nonni o gli insegnanti, possano dare il buon esempio. Poi invece si è visto essere utile e protettivo consumare il maggior numero di pasti possibili in famiglia, proprio perché, per riagganciarmi a quanto detto prima, i genitori o nonni e gli insegnanti possono diventare promotori di un esercizio fisico e di un'alimentazione salutare, senza, diciamo, da una parte costringere al consumo di alcuni alimenti e vietarne altri. Quindi diciamo che il pasto e anche la fase di scelta degli alimenti, di preparazione del pasto stesso, possono diventare un momento di educazione alimentare. E sempre gli studi dimostrano che coloro che consumavano o che consumano un maggiore numero di pasti in famiglia hanno poi un miglior benessere dal punto di vista psicologico e un ridotto rischio di sviluppo di disturbo alimentare. È poi utile cercare di mantenere un peso salutare durante l'infanzia ed evitare il sovrappeso. Sempre i dati ISTAT infatti affermano che l'Italia è in Unione Europea al secondo posto dopo Cipro per il tasso di obesità infantile, e che circa il 25% anche di più dei nostri bambini adolescenti è in eccesso ponderale, e in particolar modo i bimbi e gli adolescenti che sono in eccesso ponderale sono i maschi. Quello che dimostrano gli studi è che proprio il sovrappeso e l'obesità in età infantile e in adolescenza, in preadolescenza, sono dei fattori prognostici predittivi per lo sviluppo di un successivo sviluppo alimentare, e per questo motivo è bene cercare di mantenere un peso salutare fin dall'infanzia. Se ci sono delle difficoltà nel farlo, può essere utile rivolgersi ad un professionista che sia competente ma allo stesso tempo anche sensibile alla problematica alimentare, e che sappia promuovere il corretto stile di vita e alimentare, evitando però al contempo diete drastiche e lo stigma sul peso. Mi ricollego infatti a quanto detto precedentemente dalla mia collega, poiché appunto la dieta è un fattore scatenante l'esordio di un disturbo alimentare, e spesso viene intrapresa in giovane età a seguito proprio dei cambiamenti fisici che avvengono fisiologicamente con la pubertà. Però le diete, quello che appunto ci dicono gli studi, è che possono portare ad un ulteriore recupero di peso rispetto al peso iniziale, con una conseguente insoddisfazione corporea,
con un aumento degli episodi di perdita di controllo e alterazioni metaboliche a restrizione cognitiva. È quindi bene cercare di scoraggiare l'inizio di diete drastiche volte alla perdita di peso, in modo particolare se il soggetto è normopeso, o anche quelle diete volte a lavorare sulla ricomposizione corporea, appunto l'aumento della massa muscolare. Infine, è utile cercare di scoraggiare anche tutti quei comportamenti volti da una parte al controllo del peso corporeo e dall'altra alla ricomposizione corporea, che sono tutti dei comportamenti che possono essere un campanello d'allarme per lo sviluppo di un disturbo alimentare. Tra questi possiamo fare come esempio il saltare i pasti, evitare il consumo di alcuni alimenti, restringere le quantità, utilizzare i lassativi, i diuretici, andare in bagno dopo i pasti, oppure anche praticare un esercizio fisico intenso ed eccessivo o l'utilizzo di integratori sportivi proprio con lo scopo di aumentare la massa muscolare. Bene, grazie Chiara. Allora, abbiamo concluso questa prima parte panoramica sui due punti, no? Quindi le caratteristiche in preadolescenza e le caratteristiche del trattamento in preadolescenza. Abbiamo visto anche le manifestazioni tipiche nella popolazione maschile e gli accorgimenti da tenere a mente durante il trattamento. Abbiamo visto tutta una panoramica sui dati di distribuzione. Ecco, adesso possiamo passare alla seconda parte dell'incontro, quindi diamo spazio alle domande da parte del pubblico. Potete scriverle in chat, le leggiamo e rispondiamo molto volentieri. Nel frattempo che il nostro pubblico scriva delle domande, se ce ne sono, ecco qui ne abbiamo una. C'è la richiesta di un consiglio su master sui disturbi del comportamento alimentare. Allora, noi qui presenti e anche gli altri membri dell'equipe che stasera non sono presenti, abbiamo una formazione specifica sulla CDTE che accennava la dottoressa Ranzini, quindi sulla terapia cognitivo-comportamentale migliorata per i disturbi dell'alimentazione. Esistono delle formazioni brevi, ma anche quindi di primo livello, ma anche di secondo livello, quindi master annuali che permettono di formarsi dal punto di vista teorico, tecnico, sugli aspetti appunto di somministrazione del protocollo. Quindi questa è un po' la nostra esperienza e ecco la base su cui si fonda la nostra conoscenza e competenza clinica. Ok, vediamo se ci sono altre domande, altrimenti possiamo un po'... ecco, ne abbiamo un'altra. Francesca ci chiede, quali dati di ricerca ci sono sui disturbi dell'alimentazione maschile e orientamento sessuale e identità di genere? Quindi una domanda per la dottoressa Riboldi che ha presentato la distribuzione epidemiologica. Sì, allora come dicevamo prima, come diceva anche, mi sembra, adesso non mi ricordo chi delle mie colleghe, però sicuramente gli studi sulla popolazione maschile sono inferiori rispetto agli studi sulla popolazione femminile. Per quanto riguarda questa specifica, io so che ci sono delle, non ho adesso chiaramente dei riferimenti specifici, però posso assolutamente cercarle. Sicuramente sono stati fatti degli studi in questo senso, ma perché di base quando si fanno degli studi sulla popolazione spesso si va a utilizzare come variabile anche non per forza, sì, l'orientamento sessuale, l'aspetto dell'identità di genere, come per esempio aspetti anche legati ad altre caratteristiche sociodemografiche di questo tipo. È chiaro che
soprattutto in passato c'era un po' questo aspetto, dato che gli disturbi alimentari sono effettivamente da sempre considerati più un aspetto, una componente più tipica nel sesso femminile, c'è stata un po' anche la credenza che potessero essere più frequenti in soggetti sesso maschile con una o appunto omosessuali, oppure invece al contrario con una patologia, con una disforia di genere, che è un'altra cosa chiaramente rispetto all'omosessualità. Quindi esistono degli studi in questo caso, non ce ne sono tantissimi. Sicuramente è un argomento molto, molto interessante da valutare questo. Se poi magari trovo qualcosa di più specifico lo posso magari, insomma, in qualche modo condividere, però sì. Grazie. Abbiamo una domanda da Mirko. Quale potrebbe essere una strategia per convincere una ragazza adolescente che soffre di bulimia e che non vuole essere aiutata a rivolgersi ad un esperto? Qui passo la parola alla dottoressa Tramontano, che ci ha parlato un po' dell'ingaggio, no? E della difficoltà di ingaggio. Sì, allora sicuramente cioè non c'è una strategia univoca, ma è appunto, è come dicevo, molto complesso e si lavora sull'ingaggio. Quello che può essere utile con gli adolescenti e cercare un po' sempre in maniera empatica, cercando sempre di comprendere anche il fatto che loro non lo considerano un problema, ma andare un po' a ragionare con loro su quelli che possono essere i costi anche rispetto, non so, a degli ambiti importanti per loro, come può essere quello delle amicizie, perché molto spesso il fatto di avere un problema alimentare porta un po' ad isolarsi socialmente, anche gli effetti che può avere sulla personalità, perché dal punto di vista dell'umore ci sono sicuramente degli effetti negativi, o i costi che può avere anche, non so, sulla scuola. Quindi andare un po' a utilizzare un po' come strategia di ingaggio proprio il mettere in evidenza i costi sulla vita quotidiana e anche diciamo, che potrà avere anche poi sul futuro del problema alimentare. Questo di solito è un qualcosa che ingaggia molto, però credo che sia fondamentale prima di fare questo passaggio mettersi un po' da un punto di vista comprensivo, cioè far comprendere all'altro che capite il problema e che capite anche la difficoltà, però aiutandolo a vederlo quali sono poi gli effetti negativi e che sicuramente ci può essere qualcuno che può aiutarli. Poi il professionista può essere presentato anche come una persona non per forza con l'indicazione di ok, parla con qualcuno perché poi interviene, ma anche semplicemente metterla come una semplice chiacchierata con qualcuno esperto di un problema che può dare un diverso punto di vista, senza che poi ci deve essere subito la connessione con un eventuale trattamento. Anche questo può essere un primo punto di aggancio e poi sarà il professionista che sicuramente lavorerà su questo aspetto. Queste sono un po' le strategie che mi viene da condividere, ovviamente da personalizzare poi sulla persona. Certo, magari nei panni di un amico, una sorella, un fratello può essere anche un utile suggerimento quello di fare notare, non in maniera critica, non con un atteggiamento appunto critico, ma fare notare le differenze rispetto a un prima e un dopo. Per esempio, non so, ho notato che ultimamente hai un umore un po' diverso dal solito, che il tuo modo di rapportarti con me, con le altre sorelle, non so, con le altre amiche è diverso. Quindi per esempio una persona che aveva una modalità, diciamo, come dire, uno spirito più allegro, più vivace, comincia a essere un po' più cupa, più introversa, eccetera. Quindi magari condividere questo tipo di osservazioni, ma ribadisco, con un atteggiamento che sia comunque non critico, ma più che altro appunto condividere quello che notiamo nella persona, il fatto che notiamo qualcosa di diverso da prima dell'insorgenza del problema alimentare. Poi c'è una domanda da Sara, ci chiede se è possibile avere un esempio pratico sull'uso della CBT. Passo la parola alla dottoressa Ranzini, magari
una descrizione degli step che caratterizzano questo protocollo di cura, e non possiamo naturalmente entrare nel merito di tutte le procedure che applichiamo, però sicuramente possiamo fare un esempio pratico. Sì, esatto, magari descrivo un pochino come si struttura il trattamento. Diciamo che la CBTE è divisa, strutturata in fasi o passi, quindi c'è un primo momento del percorso dove si lavora per ingaggiare la persona, per affrontare un pochino alcune procedure come quelle della misurazione del peso collaborativa, dell'alimentazione regolare, e per rendere la persona, per diventare esperta, diciamo, della sua problematica alimentare, comprendendone i meccanismi interni di mantenimento. E in questa prima fase si valuta anche se c'è la volontà di fare il cambiamento, proprio perché la CBTE è un tipo di terapia che prevede un ruolo attivo da parte del paziente, quindi si valuta insieme se c'è la volontà appunto di proseguire e passare, diciamo, alla fase 2 o passo 2, che è la fase in cui si affronta effettivamente la psicopatologia specifica, quindi si entra più nel vivo affrontando per esempio l'aspetto dell'immagine corporea, l'aspetto della restrizione dietetica, oppure si aggiungono dei moduli se necessario, come il modulo degli eventi, delle emozioni, del perfezionismo clinico, dell'intolleranza alle emozioni, della bassa autostima. Quindi si entra un po' più nel dettaglio dei meccanismi di mantenimento, e li si affrontano direttamente, appunto, sempre in quell'ottica di personalizzare la terapia in base alle necessità. Poi c'è un po' l'ultima fase della terapia, appunto la CBT è una terapia strutturata e con un inizio e una fine ben definiti, quindi c'è la fase che affronta la chiusura della terapia, e si danno un po' le strategie per affrontare appunto eventuali scivolate o ricadute, quindi affrontare un po' i passi indietro, in modo che la persona abbia un po' tutte le strategie per continuare a lavorare anche dopo la fine della terapia, anche in una fase in cui i sintomi sono in remissione. Quindi queste sono un po', diciamo le fasi presenti, con per esempio la specifica della presenza del sottopeso, che viene eventualmente affrontata sempre nella fase 2, quindi nella fase dei meccanismi specifici. Ok, poi chiaramente ci sono tutta una serie di procedure, dall'alimentazione regolare che viene introdotta durante il passo 1, ad altre procedure poi specifiche per ogni passo, per ogni fase, e quindi insomma, con tanto una panoramica generale l'abbiamo data, e Sara ci ringrazia. Poi c'è Sofia che ci chiede: nel momento in cui la persona interessata al disturbo dell'alimentazione in post-adolescenza si rende conto del problema, è possibile che ne esca da sola o è sempre consigliato, necessario l'aiuto degli esperti? E allora, la dottoressa Colantonio ci aveva parlato, fatto un accenno ai fattori prognostici positivi, quindi passerei la parola a lei, e poi chiunque voglia intervenire, fatelo pure, così diamo una risposta. Sì, allora, sì, di solito si può credere che la persona può uscirne da sola dal disturbo alimentare. Molto spesso le persone che hanno questa problematica possono credere di farcela da sola, che basta soltanto la forza di volontà. Però questo molto spesso, dai dati e dalle ricerche scientifiche, è stato dimostrato come una falsa credenza, un falso mito. Infatti questo falso mito lo approfondiremo anche nel prossimo webinar che ci sarà a giugno. E posso dire che appunto i dati prognostici dicono che è positivo la remissione del trattamento se vi è una breve durata di malattia, e anche intervenire in maniera tempestiva. Inoltre i dati di ricerca dicono che i 2/3 delle persone che seguono un trattamento hanno una remissione totale, e quindi è necessario rivolgersi a professionisti, perché chi ha un disturbo alimentare entra in questo circolo appunto con tanti fattori di mantenimento che è difficile uscirne da soli, e quindi bisogna lavorare con un professionista affinché
e questi fattori di mantenimento vengono a decadere uno dopo l'altro. Questo principalmente. Quindi sostanzialmente prima si interviene, migliore l'esito, e chiaramente se si interviene sul problema con l'aiuto di un professionista, anche l'esito sarà sicuramente migliore, soprattutto anche perché almeno in CVTE c'è tutta una parte finale del trattamento che viene dedicata alla prevenzione delle ricadute, quindi il professionista sicuramente fa un intervento su quella che è la problematica attuale, sui meccanismi di mantenimento eccetera, ma ha anche un occhio molto attento in modo tale che la persona possa riconoscere poi in autonomia eventuali segnali, campanelli di allarme e poter avere gli strumenti per appunto prevenire una ricaduta. Quindi è anche importante tenerne conto, no, nell'ottica del farcela da soli, anche diciamo rispetto a questo punto, affidarsi a un professionista che mi aiuta anche eventualmente per riconoscere degli indizi per il futuro, no? E fare in modo che la persona sia in grado di gestirli al meglio. Prego. Ok. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Ok, ne abbiamo un'altra da Francesca. Nella vostra esperienza, le famiglie di ragazzi e ragazze con queste problematiche sono, tra virgolette, simili? Chi vuole rispondere? La dottoressa Tramontano. Si riallaccia a un webinar che avevamo fatto precedentemente sul non è colpa della famiglia, nel senso che c'è un po' una credenza che molto spesso il disturbo alimentare può essere causato da problematiche familiari. Come diceva anche la dottoressa Riboldi, in realtà la causa dei disturbi alimentari non si conosce, comunque data da una multifattorialità, quindi non c'è un'unica causa. Quindi in questo caso non ci sono neanche famiglie simili che possono causare o portare poi un problema, tenendo conto che poi anche in pazienti molto giovani, adolescenti, come dicevamo, il trattamento poi riguarda la persona, quindi comunque un trattamento individuale, riguarda tutta una serie di processi di mantenimento che riguardano l'individuo. Poi sicuramente una famiglia può essere una risorsa o un ostacolo a seconda del modo in cui empatizza quel problema, nel modo in cui può essere di supporto o non di supporto a quella problematica o alcune difficoltà messe in campo dalla persona con un problema alimentare che molto spesso non vengono capite o vengono definite una questione di forza di volontà o di capriccio, però non c'è una causa del disturbo e quindi neanche delle similitudini. Certo, infatti nella nostra pratica clinica ci è capitato di incontrare famiglie magari con un'alta emotività espressa, quindi iperallarmate, preoccupate, eccetera, quindi in senso ansioso, ma non solo, ma anche famiglie con un profilo più a bassa emotività espressa, no? Quindi più tendenzialmente verso un atteggiamento di negazione del problema o di sottovalutazione di quelli che sono gli effetti, no, a livello organico, anche psicologico, del problema alimentare. Quindi certamente non abbiamo, ecco, un profilo tipico della famiglia, né, come giustamente sottolineava la dottoressa Tramontano, una causalità che rientra nel fattore famiglia, unicamente nel fattore famiglia.
Quindi vediamo delle famiglie molto diverse tra loro. Quello che è importante è sempre fare in modo di sollecitare a che divengano una risorsa, no? E quindi al di là di quello che sia l'approccio con cui hanno iniziato ad affrontare il problema alimentare, comunque sempre sollecitato un atteggiamento supportivo, di sostegno, di calore, di empatia nei confronti del proprio figlio o della propria figlia. Più o meno giovane, più o meno avanti nell'esordio, no? Del problema alimentare. Ok, allora vediamo un po' se ci sono altre domande. Intanto io ringrazio tutte le professioniste che abbiamo qui dell'equipe CIP Milano Navigli per tutti i contributi che ci hanno portato. Vi diamo appuntamento al prossimo webinar, che si focalizzerà, come ha anticipato la dottoressa Colantonio, su un altro falso mito che spesso ruota attorno ai disturbi dell'alimentazione: non basta la forza di volontà. Quindi vi aspettiamo lunedì 28 giugno alle 18. E buona serata a tutti.